Ciao, bentrovato sul mio canale. Ciao da Stefano che sono io e bentrovati in questo mio nuovo video. Il titolo del video di oggi è: Ma quanto è permaloso il narcisista? Allora, apro una parentesi, ti voglio dire come al solito che se mi vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere o un consiglio in merito alla tua relazione d'amore, d'amicizia o in famiglia, ad esempio, puoi farlo. Qua sotto c'è un indirizzo mail, tu mi scrivi, io appena posso ti rispondo molto volentieri, premettendo sempre che sono un giornalista, ma no, e non sono né uno psichiatra né uno psicologo, però ho molta esperienza in materia di narcisismo patologico. Tutto qua. Chiusa parentesi. Ma quanto è permaloso il narcisista? Andiamo a vedere cosa dice l'enciclopedia, sai che a me piace sempre partire dall'enciclopedia, in merito alla parola permalosità. Secondo l'enciclopedia è permaloso colui che dà prova di suscettibilità risentita e dispettosa, per lo più in corrispondenza di futili pretesti. Ricorda che uno delle caratteristiche, diciamo, dei segnali di narcisismo patologico è sicuramente l'estrema permalosità. I narcisisti patologici, soprattutto nella svalutazione, sono persone davvero offensive, ti offendono, ti svalutano, sono sarcastiche, sono ironiche, ti punzecchiano dove sa che ti fa più male, quindi loro sono bravissimi a colpire il punto su di te. Quando poi te ti stanchi e vuoi dare pan per focaccia al narcisista patologico, allora lui non ci sta. Lui dice che tu sei una brutta persona, ribalta la frittata. Se lo scrive nel suo libro nero, diciamo, ma perché? Perché lui ha un senso di grandiosità enorme, quindi si sente superiore agli altri. Lui può fare perché Dio scese in terra, mentre tu devi subire perché sei uno strumento e basta. Quando ti avrà svalutato, ti scarterà come ha scartato tutte le altre e come scarterà quelle future. Devi imparare a riconoscere i segnali. Ad esempio, la permalosità quando vedi che una persona non gli si può dire niente, ma ripeto, soprattutto è uno che svilisce gli altri, dicendo che però lui non è vero che svilisce gli altri, lui dice delle cose per farli crescere. Perché ad esempio dirti che sei una sfigato, che sei una che non capisce nulla, secondo lui o lei, è per farti crescere. In realtà è semplicemente per offenderti e per renderti sempre di più ansiosa e confusa. Una cosa su cui giocano i narcisisti patologici è il fatto che la vittima ha sempre dei dubbi. È una persona dubbiosa la vittima. È una persona che si è sempre presa la responsabilità su dei comportamenti altrui sbagliati. All'inizio furono i genitori o uno dei due con dei trattamenti caldo-freddi, con dei muri del muro del silenzio a portare la bambina, piccolo il bambino, cioè il codipendente futuro, a chiudersi in se stesso e dire: ma perché? A far tante domande, forse è colpa mia, forse avrò sbagliato io. E poi diventi un adulto che alla minima cosa dirai: oh mio Dio, forse ho sbagliato, oh mio Dio, forse ha ragione lui. In realtà è solo una persona, magari di fronte a una persona che ti vuole abusare, perché vedi in te il dubbio. Loro, i narcisisti patologici, non hanno dubbi. Perché? Perché loro sono degli dèi scesi in terra e tu sei la sbagliata. Deve essere chiaro questo, è fondamentale capirlo. Quindi la permalosità morale della favola è un indice molto molto importante per capire se una persona può essere un narcisista patologico. Ovviamente deve essere correlata a tanti altri sintomi, quindi la permalosità di per sé non è un segnale che può bastare a definire un soggetto narcisista patologico, ma ci deve essere un insieme di segnali che ho già spiegato e rispiegherò in video futuri. Fondamentale, ripeto, è capire che la persona permalosa, quando poi ti offende, ecco, allora se la combini al fatto che ti offende ed è permalosa, allora può essere un duplice segnale di narcisismo patologico, perché ti svilisce, ti avvilisce, ti confonde e ti offende, e poi lui è permaloso. Questo non va bene. Mi raccomando, già dal love bombing, quando vedi una persona che crede di essere superiore, bugiarda, che è doppio giochista, falsa, una persona che
molto competitiva, molto invidiosa e appunto permalosa, questi sono i segnali più importanti di narcisismo patologico. Se ne individui due o tre, taglia l'angolo, taglia la relazione, anche perché giri la frittata dalla tua parte, quindi il coltello dopo lo prendi tu, perché è lui. Se lo lasci nel love bombing, è lui il narcisista a correrti dietro e non tu che corri dietro a lui come se lo lasciassi nella svalutazione. Perché già se sei nella svalutazione è lui che ha la forza ed è lui che decide il bello e il cattivo tempo sulla relazione. Quindi ormai diciamo che i buoi sono scappati dal recinto, ecco. Quindi tutto qua, insomma, il narcisista patologico ha uno dei segnali più importanti, appunto, l'estrema permalosità abbinata alla svalutazione, cioè all'offensività nei confronti della vittima. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda il motto, l'empatia diverrà la tua magia, proprio perché persone empatiche, in questo mondo sempre più narcisistico, sono fondamentali. L'empatia significa riuscire a immedesimarsi nel dolore e nelle gioie delle altre persone. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca il like. Ciao da Stefano.